Bentornati sul mio canale ragazzi, oggi andiamo a rispondere alla domanda che fanno soprattutto i principianti, ma non solo. Che attrezzi mi servono? Che cosa devo comprare per installare un impianto fotovoltaico? Ci sono tante situazioni che ogni tanto è bello anche rinfrescare. Buona visione e iscrivetevi al canale. Bene, faremo una carrellata abbastanza veloce e valutate voi quelli che poi vi serviranno. Ovviamente non sono tutti, perché nel mondo degli attrezzi veramente c'è l'infinito. Andremo a descrivere quelli più importanti. Partiamo subito da questa, la crimpatrice. È un attrezzo fondamentale perché? Perché quando andiamo a connettere i cavi con i terminali, abbiamo proprio bisogno di questo attrezzo, la crimpatrice, ovvero il terminale viene inserito nel cavo e poi con questa chiave dobbiamo andare a stringerlo in modo da creare un legame forte che faccia un perfetto contatto tra il terminale e il contatto appunto di rame. Ovviamente per i terminali più piccoli andremo a usare questa crimpatrice, quindi non sarà grossa come quella con una leva importante, ma questo andrà a chiudere i terminali, ad esempio, più piccoli come questi qua. I terminali, non c'è bisogno che ve lo descrivo, devono essere adatti al cavo. Quindi per cavi piccoli avremo questi terminali, per cavi di una certa dimensione passeremo a questi più grossi, fino ad arrivare a questi altri che sono ancora più grossi, li vedete chiaramente, e per cavi importanti da 120-150 mm quadri avremo questi. Quindi quando abbiamo una serie in funzione dei cavi che dobbiamo posizionare, abbiamo acquistato anche i terminali. Ovviamente dopo aver parlato dei terminali non ci resta che parlare dei cavi. I cavi sono il cuore dell'impianto fotovoltaico, sono praticamente le vene che trasportano la corrente. Ora qui vedete due cavi completamente diversi, abbiamo questo più piccolo e questo più grosso. Ora fondamentalmente il cavo va scelto in funzione della corrente che dobbiamo trasportare. Questo cavo molto grosso, questo è un 120 mm quadri, l'ho usato per un impianto da 6 kW 12 volts, allora la dimensione doveva essere per forza questa. Questo è lo stesso 6 kW ma a 48 volts. Ecco che la dimensione in funzione dell'innalzamento di tensione si riduce e questo è un fattore molto importante. Non dobbiamo permettere al cavo di scaldare, di sottodimensionare il cavo, altrimenti avremmo delle perdite enormi nell'impianto fotovoltaico. Quindi la giusta scelta del cavo in funzione della tensione, in funzione della lunghezza, perché più il cavo è lungo più dovrà essere grosso perché avrà più dispersioni. I cavi per la bassa tensione saranno quindi rosso e nero preferibilmente. Se usiamo colori diversi come in quelli che vi ho mostrato io, poi dobbiamo andare a segnare con del nastro rosso quelli che sono i terminali per evitare confusione. Quindi si sa che con la bassa tensione rosso positivo, nero negativo, e quando invece andiamo sulla 220-230 abbiamo dei cavi completamente diversi. Vedete, la stessa corrente che viene prodotta dal fotovoltaico e trasportata dalle batterie all'inverter diventa poi nella 230 così, 6 mm quadri, 10 mm quadri, 3 mm quadri, a seconda di quello che dobbiamo realizzare. Qui abbiamo il marrone, rispettiamo le leggi, l'unica norma di legge è sul neutro che deve essere blu. Poi per standard si preferisce usare la fase che è marrone e poi la massa che è giallo-verde, questo cavo che vedete. Questo di solito è uno standard che tutti usano, quindi il blu o azzurro, il marrone e il verde. Dall'inverter partiremo con questi tre cavi, scegliamo quindi la dimensione in funzione dei watt che dobbiamo trasportare e scegliamo anche la lunghezza, quindi andremo ad acquistare la giusta lunghezza in funzione di dove dovrà arrivare poi l'impianto della 230. Ora un consiglio che vi do: fate attenzione quando comprate i cavi da coloro che dicono un cavo economico bellissimo, perché spesso lì ci sono delle mezze truffette. Mi spiego meglio. Guardate questi due cavi, questo è più grosso, questo è più piccolo. Allora uno dice: ah, questo costa meno addirittura ed è più grosso, è un affare. Invece no, perché quello che conta è il rame che c'è dentro. Qui c'è tanta plastica, ve lo faccio vedere spelato, eccolo qua. Quello più piccolo, guardate quanto rame ha rispetto a quello più grosso. Allora voi capite che quello che interessa a noi è quanto porta il rame, non quanto è grossa la gomma.
Ecco che qui abbiamo un cavo sottile dentro che viene magari spacciato per gli stessi ampere che trasporta questo cavo, e invece è molto più di qualità questo, che è più sottile di questo. Se lo andiamo a vedere senza rame ci illude, perché vedete che sembra più cioè è più grosso, ma è solo gomma. Quindi andiamo a curare quello che è la quantità di rame. I millimetri quadri non si fanno sulla gomma, i millimetri quadri di trasportabilità della corrente si fanno sul rame. Un impianto fotovoltaico a norma deve avere i suoi fusibili, quindi compriamo tutto un set di fusibili che deve essere proporzionato a quello che dobbiamo installare, ovvero 1 kW, 2 kW, 3 kW, 5 kW, dovremo prendere fusibili. Ve ne sono di tante tipologie, qui c'ho solo due esempi da farvi vedere. Questi sono fusibili ripristinabili, ovvero una volta che agganciamo, se c'è un problema si sgancerà, ma possiamo ripristinare il fusibile. In questo modo non dobbiamo cambiare nessuna valvolina, non si brucerà niente e saranno, quindi non dico che dureranno per sempre, ma sono sicuramente molto più utili e versatili che non quelli dove dobbiamo andare a cambiare qualcosa che poi abbiamo dimenticato di comprare e rischiamo di fare quelle cose che non si fanno mai, cioè mettiamo un pezzettino di rame, mettiamo una valvolina che non è della dimensione giusta. Quindi il fusibile è importante, che sia come questo 60 ampere o come questo 150 ampere, deve essere commisurato all'impianto. Fusibile va messo dalle batterie all'inverter, fusibile va messo dal fotovoltaico al regolatore di carica, insomma in ogni passaggio dove c'è una produzione di corrente rispetto a un utilizzatore andrà messo un fusibile. Ovviamente qua non li ho portati, ma vanno messi poi dopo l'inverter tutti i vari magnetotermico che serve per i motori, per i cortocircuiti, e il salvavita, cosiddetto salvavita, che è quello che va collegato poi in maniera seria a massa, e il momento in cui dovessimo prendere una corrente lui salta, evitando chiaramente danni fisici. 10 secondi da sprecare per i nastri. I nastri sono importanti, non usiamo colori arcobalenici. Io uso questi tre e sono il rosso quando devo legare i poli positivi, in modo che a colpo d'occhio vedo che quello è un cavo positivo. Poi il nero, viceversa, quando collego i poli negativi. E questa è la massa. Questo mi fa distinguere la massa anche nelle canaline, dove se passano tanti cavi di massa, io con questo nastro faccio 2-3 giri sulle canaline per identificare che quella canalina dove non si vede il filo, il cavo che c'è all'interno, mi identifica che quello sarà una canalina che trasporta tutti i cavi di massa. Un'altra piccola spesa che dobbiamo fare, appunto, saranno sia le canaline che questi. Questi servono proprio nel momento in cui partono le canaline, servono a smistare i cavi all'interno senza lasciarli scoperti. E sia questo che le canaline vengono fissati con i Fisher, quindi ricordiamo anche di comprare i Fisher adeguati all'impianto che dobbiamo fare. Chiaramente le canaline sono sorrette da quelli che sono appunto i reggi canaline, che vengono fisherati al muro. Vi sono questi ovviamente di diverse dimensioni, qui infiliamo le canaline e dentro passeranno i cavi. Quando tutto l'impianto è chiuso nelle canaline non andiamo a creare quindi nessun danno a cose, ma soprattutto a persone. Qui stiamo facendo una carrellata di attrezzi, quindi non c'è nessun consiglio in questo video su quali attrezzi comprare in futuro. Poi andrò a fare dei test sugli attrezzi per vedere quelli che sono degli attrezzi di basso livello che si rompono dopo 4 crimpature, piuttosto che nastri che scoppiano col caldo o perdono il colore, perdono i pigmenti, perché una delle problematiche dei cavi e dei nastri è che quelli di bassa qualità, perdendo i pigmenti, poi non vediamo più neanche il colore. Ho comprato cavi anni fa rossi e neri, che nel tempo erano grigi, entrambi perfettamente grigi. Qual è il positivo? Quindi è importante, questo lo vedremo poi in futuro. I cavi devono essere poi, insieme ai terminali, chiusi dalle guaine termorestringenti. Ci sono diverse dimensioni, piccole e grandi, come vedete in questa, nere, ancora una volta positivo e negativo. E io, oltre a queste guaine che sono da tagliare a misura, compro anche queste confezioni dove sono guaine di tutte le misure. Ve le faccio vedere. Praticamente qui ci sono guaine per cavi sottili, guaine per cavi grossi, anche molto grossi, come quest'ultimo settore, vedete, in questo, per un cavo di una certa dimensione.
quelli che sono i più sottili. Quindi questi kit ci facilitano il lavoro quando dobbiamo fare qualcosa, che andiamo, prendiamo, senza preoccuparci, non c'ho la guaina, non c'ho questo attrezzo, non c'ho il cavo giusto. È importante quindi avere gli accessori giusti per il fotovoltaico. Andiamo avanti. Riguardo appunto alle guaine termorestringenti, vi faccio vedere un piccolo video che fa vedere la differenza tra un cavo crimpato col suo terminale e la guaina termorestringente rispetto a uno che rimane scoperto e quindi alla pericolosità che può esserci. Ricordiamo che nella bassa tensione non prendiamo la scossa, ma le correnti che passano sono talmente forti che possono provocare anche incendi. Qui vediamo appunto un cavo che è stato crimpato col suo terminale e in questo secondo vediamo lo stesso cavo però rivestito della guaina termorestringente, in modo che la zona scoperta dove possono avvenire eventuali cortocircuiti è sicuramente inferiore a questo. Ecco perché bisogna crimpare bene e rivestire con il termorestringente. Se compriamo dei pannelli con già i terminali pronti installati, non c'è problema, ma a volte ci capita di dover tagliare, allungare, quindi abbiamo bisogno dei terminali del fotovoltaico positivo e negativo. Questi li dobbiamo andare ad acquistare e averne qualcuno di scorta non è mai male, perché non si sa mai, uno si rompe, un falso contatto, dobbiamo andare a sostituirlo. Questi non pensiamo di stringerli a mano, ci vogliono queste piccole chiavette molto semplici con le quali andremo a tenere un lato e con l'altra terremo l'altro lato. In questo modo riusciremo a stringere i terminali per non permettere poi all'acqua di entrare nei contatti e quindi ossidarli. Questo è un prodotto semplice, se ne abbiamo una decina di scorta non incide sul nostro budget, ma è fondamentale per realizzare un impianto fotovoltaico. Se andiamo a questo punto sul tetto, abbiamo tutta una serie di attrezzi che ci servono proprio per montare i pannelli sul tetto. Allora, per questione di spazio non ho portato le barre e questi sono di diversa tipologia i vari perni che vanno a stringere i pannelli sulle barre. Qui ci sbizzarriamo perché vi sono veramente tante tipologie che servono proprio ad ancorare il pannello. E qui è importante farlo in una maniera seria, perché non dimentichiamo che sul tetto, quando ci sono venti forti, il pannello diventa una vela che può staccarsi facendo danni a se stesso, rompendosi, ma anche a cose, se abbiamo la macchina sotto, o a persone, peggio ancora. Avremo le viti, ricordiamoci, bulloni, dadi, viti, quando siamo nel fotovoltaico, solo e sempre inox. Quelli che costano meno sono ferro zincato, ma hanno una durata sicuramente inferiore. Dopodiché abbiamo i perni che sono di varie tipologie. Qui ad esempio abbiamo dei perni che vanno bene per le travi. Qui vengono avvitati direttamente sulle travi. Poi qua vengono messi i sostegni con le relative barre e sopra i pannelli. Quindi diciamo questi attrezzi sono fondamentali. Chiaramente questo è per uno scopo, poi se avete invece le tegole dovete prendere quelli ricurvi che fuoriescono dalla tegola. Insomma, è un accessorio che poi va individuato e scelto in funzione del tipo di tetto che dobbiamo fare. Ricordiamo una cosa che a volte ci si dimentica, è che quando mettiamo una barra e poi dobbiamo metterne un'altra servono le congiunzioni. Ovvero questi, a seconda della barra che compriamo, sono esattamente il tramite tra una barra di là, una barra di qua e in mezzo qui ci mettiamo dei rivetti o delle viti in modo da fermarli, perché sennò le due barre consecutive, per fare ad esempio una stringa di 10 metri, le barre sono da 5, come le congiungiamo? Ci vogliono appunto questi segmenti tra una barra e l'altra. Ragazzi, ho svuotato il tavolo, vi ho descritto questi attrezzi che sono i più comuni, i più semplici. Spero anche questa volta di essere stato utile. Chiaramente, come dicevo all'inizio, il numero degli attrezzi è veramente infinito. Quindi ognuno poi andrà a comprare quelli che specificatamente più serviranno al suo impianto. Ricordiamo che ci sono anche poi trapani per fare i buchi, scale, avvitatori.
tutte situazioni che servono per realizzare un impianto. Molti li abbiamo già a casa, se decidiamo di farlo come lavoro invece compriamo prodotti che poi saranno definitivi. Meglio un prodotto più costoso che dura e lavora bene, piuttosto che trovarci su un tetto con un avvitatore che si è scaricato perché dopo un mese già le batterie non reggono più. Quindi spero anche oggi di essere stato utile con questo video, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Grazie.